Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo stadio olimpico è parte integrante. Ci prova di testa. Un gol capolavoro. Il Rangers ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Lovren, Bakayoko, allarga il gioco con palloni a sinistra, McTominay, posizione irregolare però. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lovren gioca con un pallone lungo. C'è la palla lunga in avanti. Gomez recupera palla. Bakayoko sul pallone. A sinistra con il passaggio. Scodella in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Da lì può segnare. Lungo passaggio in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Occhio alla... Splendida reazione del portiere! Allontana il pericolo. La gioca a sinistra. Buona opportunità per Perisic. Coutinho. Coutinho. Momento un po' confuso della gara. Prova il tiro. Hanno trovato il gol. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Palla in avanti, verso il compagno. Riceve la palla. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. La mette in avanti. La Roma al calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. La gioca sulla destra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E sarà rimessa con le mani. Può cercare il taglio in mezzo. Blocco, para con grande sicurezza. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ci mette una pezza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pericolo. Va via di forza. Coutinho.
intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bakayoko. Pallone lungo in verticale. Prova a passare con un pallone profondo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. È fuori gioco. Ecco Perisic. Tocco morbido. Bakayoko. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. E passa. Perisic. Cross di Perisic. Palla di nuovo sotto il loro controllo. I Rangers al calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Riesce ad intercettare. Ma con parata notevole, non era facile. Gioca una palla lunga. Sané, passaggio sulla destra. Sané ha la possibilità di andare verso la porta. Sané aveva pescato magnificamente il compagno. Mohamed Salah non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Grande movimento nello spazio. Bakayoko fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Shaqiri raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. Coutinho. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. L'azione è già ripresa. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Intervento energico, ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari, un'ammonizione che non sorprende più di tanto. La Roma ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Cerca l'uomo là davanti, l'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Ibrahimovic, palla intercettata. Gomez, di forza. Difesa ancora decisiva. La gioca in profondità. Mancini con l'intercetto. McTominay risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Errore qui, pallone sprecato. Zonzi
Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Gomez legge bene l'azione, blocca il pallone. Passaggio in avanti nello spazio. Colpisce e il portiere dice di no. Prova la conclusione. E arriva il gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. 3-0 dunque. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Sané cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Ibrahimovic! Non trova la porta. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Tutte e 2 le squadre hanno optato per il cambio. McTominay sulla fascia, è libero, cross verso il centro, riceve un pallone interessante. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Thiago Silva riconquista la palla. Vuole sfruttare lo scarto. Perisic ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno però. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ibrahimovic. Perisic. Parata di Rui Patricio. E prova il cross a tagliare. Ecco un'occasione di contropiede. Buona la sua progressione palla a piede. Pallone alto nello spazio. Certi, ottimo salvataggio. Conclusione. La sfera entra in porta. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Bakayoko. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Bakayoko. Sané.
qui può partire il contropiede. Shaqiri. Perisic. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Traversone in arrivo. Vidal. Ibrahimovic. Sané. Prova a verticalizzare. Cercano l'azione veloce. Sulla fascia, in profondità. Cerca la profondità. Mohamed Salah. Mohamed Salah si guarda intorno. Gomez. Lovren. Stones. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sané. Vidal. La Roma al calcio di punizione. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? E fa un salvataggio molto efficace. Sané! E il pallone finisce a rete. Un gol utile a ridare morale, anche se la rincorsa è ancora lunghissima. Fa avanzare l'azione sulla fascia. E l'arbitro dice che può bastare, ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare. Cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Non sono riusciti a cambiare l'inerzia della partita. Il gol iniziale li ha messi in ginocchio e non sono stati capaci di recuperare. Comunque il risultato è giusto. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie a te, Fabio.